Stefan, che parla tedesco e quindi non parla italiano, si occupa di questa situazione di ICT, ovvero Information Communication Technology. Perché Stefan si trova qui con noi adesso? Qual è il motivo? Beh, perché sicuramente al giorno d'oggi tutte le parti del mondo, come ben sapete, si parla di comunicazione di informatica, quindi tutto quello che riguarda la tecnologia. Però non tutti hanno la possibilità, come abbiamo noi a casa, comodamente, di stare seduti e poter stare vicino al computer. Alcune persone, alcune popolazioni, purtroppo, non arrivano ancora a questo punto. E anche loro vorrebbero integrarsi nel sistema comunicativo e tecnologico come appunto siamo riusciti a fare noi. Se noi da casa tranquillamente riusciamo a stare su Facebook e a cliccare a parlare con gli amici, per alcuni che vengono da paesi come il Camerun, il Senegal o altre realtà, questo diventa molto più difficile. Se voi vedete, ragazzi, questi due sistemi qui sono nient'altro che dei modelli che lo Stefano ha portato per quanto riguarda la possibilità di inserire la rete internet nelle varie popolazioni in vari territori. C'è questo modello e c'è anche questo. Sono due sistemi che vengono utilizzati per poter incanalare la rete informatica all'interno delle nostre abitazioni comodamente. Purtroppo però al giorno d'oggi anche questo non è possibile. Perché? Perché c'è anche una differenza di prezzo. Voi pensate che poter installare questo viene a costare, se non sbaglio, 10 franchi, giusto? 10 francs, più o meno. Con questo invece soltanto 2 franchi. Quindi pensate, la differenza di prezzo. La differenza però è anche un'altra, che con questa installazione soltanto vale per 1 chilometro di lunghezza la possibilità di installazione di internet. Con questo invece 10 chilometri. Quindi diventa anche molto più difficile poter avere questa installazione comoda, veloce e facile come avviene da noi. Potete vedere da questa parte le varie strumentazioni, quindi questo è un esempio di rete, di tubo che viene utilizzato per le installazioni wireless informatiche. Questo è un tipico laptop che viene utilizzato tramite l'onda libre per quanto riguarda poi far capire anche a queste popolazioni i vari giochetti che noi possiamo fare tramite computer, anche i ragazzini della vostra età che bene o male vogliono giocare, che non hanno questa possibilità, grazie anche a questa associazione hanno la possibilità di visualizzare per la prima volta dei giochetti semplici, qualcosa che può essere per noi comodo e facile, che per loro non è mai esistito. Quindi questa è la prima parte di questo stand, di questa associazione, di cosa si occupa. Io ve l'ho spiegata brevemente, anche perché Stefan, giustamente, se riuscisse a parlare italiano poteva spiegarlo ancora meglio in maniera molto più ampia. Io vi posso dire, diciamo bene o male, quelle che possono essere le situazioni principali. Se venite da questa parte, questa associazione Onda Live aiuta a entrare e far parte dello scambio di informazioni globale e crea collaborazioni formative tra scuole, costruire ponti di pace, creare migliori presupposti per una vita autonoma, promozione del dialogo tra culture, creare migliori prospettive per il futuro grazie alle nuove tecnologie che cambiano il mondo dell'istruzione. Questa associazione Onda Live però non è un'arma miracolosa contro la povertà, sarebbe politicamente impensabile dire poveri istruitevi, o così sfuggirete dalla povertà. Il messaggio che si vuole mandare, ragazzi, è che purtroppo sicuramente l'impegno che vuole dare questa associazione Onda Live è forte, è mirato, cioè vuole contribuire ad aiutare le nuove generazioni in un messaggio culturale e comunicativo molto più forte. Però purtroppo non è possibile questo, perché molte volte anche avere uno scambio culturale non è soltanto stare sul computer e cliccare, oppure in qualche modo dare la possibilità a queste persone di avere un computer a disposizione. Bisogna dirgli anche come si possono utilizzare questi strumenti. E la stessa cosa, ragazzi, vale anche per quello che può essere il messaggio di aiutare il prossimo con i pacchi di riso, aiutare il prossimo con quello che può essere divulgare e dare il grano. Purtroppo per questi paesi non necessitano del nostro contributo, aiuto mediante un contributo materiale. Significa anche aiutare queste popolazioni e questi giovani che hanno voglia di crescere, come? Insegnando a loro, istruendo loro con la possibilità di queste, diciamo, strumentazioni informatiche e non. Quindi l'impegno di Onda Libre è questo: contribuire all'informatizzazione delle nazioni e soprattutto contribuire alla loro formazione interna per far sì che possano essere indipendenti e autonomi e non essere comunque costretti a stare con le nazioni che sono potenti, in maniera potente, in maniera più forte rispetto a loro. Quindi
questa è la situazione principale. Il futuro, come voi immaginate con un disegnino, una vostra idea personale, il futuro molto lontano, 2513, come pensate? Esatto, quindi tantissimo tempo, molto più là. Io non devo dire niente, ok, va bene, quindi non devo dire più niente, dovete pensare, non vi devo dare lo stimolo, scrivete voi, piano piano con calma. Un angolino vostro, non deve dire niente alla professoressa, il vostro pensiero. Se non riesce a disegnare anche una frase oppure non frase, non devi scrivere una frase molto lunga, perché sarebbe lo spazio un po' per tutti, quindi se riesci a fare un disegnino tuo meglio ancora. Fabiana, she think that in the future, she thinks that in the future we are not people, we are all cyborgs, okay? All in cyborg, all people that we are middle man and middle cyborg. Tu pensi veramente questo? Ok, lei pensa che sia veramente così. Ok, allora, la console di videogiochi si possono teletrasportare e condividere e salvatarci. Ok, vediamo qui che cosa c'è. Questo è mio. Per qua c'è un lato, diciamo, non si trova cosa che non ho fatto.